Buonasera carissimi amici del Toro. Un attimo. Buonasera carissimi amici del Toro, scusatemi. Allora, andiamo avanti con gli oroscopi settimanali, se non sbaglio, dal 20 al 26, sì. Dal 20 al 26 maggio 2024, scusatemi, mi ero distratta un attimo. Vediamo questa settimana per voi del Toro che cosa ci dice. Che cosa ci dice? Quali sono le novità? Nel frattempo, per chi ancora non si è iscritto al canale, invito a farlo, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E se avete bisogno di ulteriori informazioni, nella voce descrizione o nella voce informazione trovate il mio numero di telefono. Andiamo a fare la classica stesa per l'oroscopo settimanale e vediamo in questa stesa che cosa ci dicono le carte. Per il Toro, dal 20 al 26 maggio 2024, vediamo quali sono le novità, che cosa accade in questa settimana. Allora, carissimi amici del Toro, interessante. Molto decisi e determinati, riuscirete a risolvere delle problematiche, ok? In che modo riuscirete a risolvere delle problematiche portando comunque alla chiusura? Avete capito che determinate cose non possono essere risolte, quindi basta semplicemente chiuderle. Mettere i puntini sulle i, essere decisi e determinati per andare avanti nel vostro percorso ed è quello che farete. Andiamo a vedere invece in questa settimana, dal 20 al 26 maggio 2024, questo 5 di denari, quale altra informazione vuole darci? Vi confermo, ok, che per risolvere determinate problematiche potrebbero esserci dei contrasti, dei conflitti con qualcuno, quindi senso di discussione, di litigata. Questo porterà chiaramente, primo, a far emergere magari qualche novità e secondo, comunque sia, a chiudere definitivamente con questi problemi. La vostra situazione chiaramente migliorerà e voi avrete la vostra vittoria. Andiamo a vedere questo 2 di denari rovesciato, quale altra informazione vuole darci in questa settimana dal 20 al 26 maggio 2024 per il segno del Toro. Allora, c'è una certa situazione che chiaramente, oppure delle novità, delle informazioni che possono venire a galla, ma in un certo qual modo comunque migliora la vostra situazione, anche se non riuscite a mettervi d'accordo, anche se non riuscite a trovare una quadra in una determinata situazione, ok? E anche se per alcuni di voi possono allontanarsi dalla persona amata. C'è una certa delusione per qualcuno di voi, cioè ci può essere proprio un allontanamento da chi siete interessati, quindi dalla persona di vostro interesse. Quindi dovete imparare anche a perdere ed è questo che andrete a fare nel conflitto, nella discussione che c'è, quindi taglierete tutti i ponti, disposti anche a perdere di fronte a queste problematiche. E come vi ho detto, c'è proprio un allontanamento dovuto a delle bugie, a degli inganni, a un tradimento, che vi porterà proprio a una certa chiusura. Andiamo a vedere questo 3 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno del Toro dal 20 al 26 maggio 2024. C'è una situazione per voi che può cambiare comunque in negativo, ma effettivamente non è proprio un cambiamento in negativo, ok? Perché voi quello che desiderate è avere solo ed esclusivamente una vostra serenità, una vostra tranquillità. Però purtroppo di fronte a degli inganni, di fronte a dei litigi, di fronte a un tradimento, a degli imbrogli, chiaramente andrete a prendere una decisione ed è questa la decisione di dover tagliare con determinate situazioni.
Novità per qualcuno di voi anche per quanto riguarda l'ambito del denaro, quindi avrete le vostre gratificazioni. Asso di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno del toro dal 20 al 26 maggio 2024? Però vi vedo molto decisi e determinati, scusatemi, nel fare questo passo avanti. Le vostre gratificazioni le portate tranquillamente avanti, ok? Però proprio è l'inganno, la bugia, il tradimento, la falsità che vi porta comunque ad avere dentro, a provocarvi del dolore, a farvi star male per qualcosa, perché vi renderete conto che qualcosa non andrà comunque in porto e che qualcosa vi bloccherà a livello emotivo, perché magari vi provocherà una certa delusione. La delusione potrebbe dipendere da parte della persona di vostro interesse che vi provocherà, vi racconterà delle bugie, quindi vi racconterà qualcosa. Però vedo proprio un taglio netto. Chiaramente io parlo a livello relazionale, sentimentale, poi questa situazione potete metterla comunque su qualsiasi cosa. Vediamo questo 8 di denari, quale altra informazione vuole darci per il segno del toro dal 20 al 26 maggio 2024? Le Nella coppia siete tanto decisi e determinati nel portare avanti comunque un certo tipo di discorso. Come vi ho detto, volete una certa stabilità, volete un vostro equilibrio comunque. I sentimenti li vedo presenti da parte vostra e di questi sentimenti volete anche una certa abbondanza, un qualcosa che possa realizzare quelli che sono i vostri sogni, progetti e desideri, ok? Però c'è purtroppo questo qualcosa che in negativo va a cambiare. La delusione, il dover perdere comunque qualcosa, il doversi allontanare dalla persona amata, quindi accade qualcosa in questa settimana a livello di bugie, di menzogne o di tradimenti, come già vi ho detto, che vi fa prendere la decisione comunque di tagliare, perché voi nella coppia, se stiamo parlando di coppia, volete il vostro equilibrio, la vostra stabilità e volete andare verso la realizzazione di qualcosa, seppur con un sentimento comunque presente, ma qualcuno vi crea del dolore. Andiamo a vedere come si concluderà questa settimana per il segno del toro dal 20 al 26 maggio 2024. Tempo, pazienza, quindi prendetevi tutto il tempo che volete, cercate di essere pazienti, non commettete nessuna azione che potrebbe possiate poi dopo pentirvene, quindi prendete il vostro tempo per poter riflettere, per pensare comunque bene, cercate di mettere i puntini sulle i, quindi di essere determinati come comunque lo sarete, ma di mettere i puntini sulle i perché il mettere i puntini sulle i vi potrà far concludere una determinata situazione che non riesce a farvi andare avanti con una persona di vostro interesse o eventualmente con un familiare. Comunque con qualcuno che avete delle difficoltà, dove la situazione passo passo sta cambiando comunque in negativo, quindi ci sono questi contrasti, questi litigi, con qualcuno che comunque sia vi ha deluso e vi mette nelle condizioni di pensare. Potrebbe essere un familiare, potrebbe essere la persona di vostro interesse, come potrebbe essere anche una situazione amicale oppure lavorativa. Questo è quanto, carissimi amici del Toro, per voi. Io vi ringrazio, no, non vi ringrazio invece, visto che è da parecchio che non usiamo le carte degli angeli, andiamo a vedere invece un consiglio dai nostri angeli arcangeli per voi del Toro in questa settimana dal 20 al 26 maggio 2024. Vediamo che cosa vi consigliano i nostri angeli. Allora,
Allora, abbiamo un 6 d'acqua. Probabilmente avete dei ricordi sulla vostra storia personale, oppure ci sono dei ricordi magari dovuti all'infanzia. Per chi ha dei figli potrebbero esserci delle problematiche legate chiaramente ai figli. O avete idealizzato il vostro passato in un determinato modo, quindi ve lo ricordate eventualmente in un determinato modo. Quindi ci sono ricordi comunque che saltano a galla, situazioni che vi possono eventualmente far male, o situazioni che magari le ricordate a modo vostro. E probabilmente non dico che c'è da chiudere un ciclo, ma perché tornano queste cose, quindi dovete semplicemente tagliare o tagliare proprio con le problematiche che ci sono. Per voi c'è un'abbondanza, a fondo mazzo abbiamo un 3 di fuoco, quindi c'è un'abbondanza, le cose stanno si stanno volgendo, si stanno mettendo al meglio, dovete soltanto essere pazienti. Invece, infatti, vi ho detto, prendetevi il tempo possibile per poter riflettere e per vedere veramente che cosa volete fare. Avete dei progetti in mente, potete farli, realizzarli oppure procedere, che siano progetti effettivamente per voi a lungo termine, perché c'è. Vi sta aspettando, tra un po' ci sarà anche un cambiamento di pianeti, quindi vi aspetta, vi attende per voi una grande abbondanza. Quindi siate più tranquilli e magari chiudete con i rami secchi. Grazie a tutti quanti voi, ci sentiamo alla prossima e vi auguro una buona serata.